Il fatto di Marcotti, il nostro appuntamento settimanale per analizzare le notizie naturalmente di economia, ma anche di politica, non solo con le vicende di casa nostra, ma anche quelle che spesso e volentieri arrivano da oltreoceano, e lo dico sorridendo perché in questi ultimi giorni si è parlato quasi esclusivamente dell'America, non solo perché a breve ci sarà il cambio di guardia alla Casa Bianca con l'insediamento di Joe Biden, ma soprattutto per i disordini verificati a Capitol Hill con i sostenitori di Trump che hanno manifestato e per i quali, insomma, disordini si teme che possa esserci ancora qualche episodio proprio in occasione dell'insediamento di Joe Biden. Insomma, di tutto questo parleremo in questo spazio con lui, con Giancarlo Marcotti, naturalmente. Ciao Giancarlo e bentrovato. Grazie Manuela, bentrovata e un saluto naturalmente anche a tutti gli In ascoltatori. realtà, come sempre, ci sarebbero tantissimi argomenti che mi piacerebbe affrontare con te, ma dobbiamo quantomeno selezionarli. E naturalmente oggi parleremo di Trump. Sei d'accordo col dire che da adesso in avanti, almeno fino a quando non ci sarà l'insediamento, non si parlerà d'altro? Non che prima non si parlasse dell'America, attenzione, però diciamo che è stato l'ultimo colpo di scena di Donald Trump, questo. Non tanto lui direttamente, ma insomma, però che ha a che fare con lui, quello che è accaduto a Capitol Hill. Beh, è una cosa che negli Stati Uniti non era usuale, insomma, e quindi ha creato così molta. Sì, se ne è Sì. parlato molto, però alla fin dei conti è stata una enorme manifestazione per la maggior parte assolutamente pacifica. Era un'America che protestava perché, insomma, questi brogli, chiamiamoli così, magari non sono stati del tutto evidenziati, però, insomma, se ne continua a parlare. Quindi temo che qualche così, sorpresa possa ancora venire anche nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Guarda, io stiamo mostrando con la regia il titolo che poi riprenderemo tra poco, perché prima voglio chiederti un'altra cosa e di cui vorrò parlare con te e anche con i nostri telespettatori, così diamo modo di cominciare a scriverci, naturalmente con il numero di WhatsApp e anche sulle pagine social, Facebook e YouTube. America, Trump bannato dai social. La domanda che mi sono sentita di mettere in evidenza è questa: la democrazia è intollerante? Perché naturalmente il fatto che Trump sia stato bannato, peraltro non è una persona qualsiasi, ma il presidente degli Stati Uniti d'America, dai social, crea un delicato, voglio usare questa parola, precedente, ma ci arriviamo tra poco. Voi cosa ne pensate? Sono certa che i nostri amici si scateneranno su questo argomento. Prima però, Giancarlo, volevo chiederti un tuo parere su tutto quello che sta succedendo anche in casa nostra. Ovviamente ci stiamo un po' dividendo a livello politico e anche economico, perché sappiamo molto bene che i riflessi principali poi li avremo sul fronte economico. Ci stiamo dividendo tra le nuove regole per le restrizioni e quindi il Covid. Una crisi di governo lì latente, non si sa come potrebbe finire, insomma, quello che sta accadendo appunto all'interno dell'esecutivo, e poi il recovery fund, che poi è strettamente connesso con l'eventuale crisi di governo. Insomma, chi più ne ha più ne metta, che idea ci stiamo facendo in questi giorni? Il governo è alle prese con decisioni che sicuramente sono cruciali, si pensa ad esempio alla scuola, no? Che ancora non si sa come e quando riprenderà. E soprattutto la scuola, Manuela, perché fino a pochissimi giorni fa, così vantavamo un po' tutti, io per la verità no, ma comunque insomma sui media nazionali si vantava la famosa DAD, cioè didattica a distanza, che insomma doveva essere il futuro e naturalmente legata alla didattica a distanza, così un paese molto più, nel quale si utilizzavano molto più appunto questi strumenti innovativi. E adesso invece improvvisamente, almeno da ieri, questa didattica a distanza è invece vista come l'inizio di tutti i mali, perché
si è capito che fare didattica a distanza non è come la stessa cosa che fare didattica di presenza. Quindi rischiamo veramente di penalizzare enormemente i nostri ragazzi, cioè i ragazzi che appunto in età scolare, no? Perché non è la stessa cosa, insomma, cioè rischiamo veramente, se continuiamo a fare didattica a distanza, di far perdere anni, cioè è come se noi li promuoviamo tutti, ma è come se li bocciassimo tutti. Ecco, a me viene da dire questa cosa, cioè non mi sembra. È vero, no, ma infatti dicevo, insomma, dobbiamo essere sinceri, io l'ho detto anche in altre occasioni, sappiamo che oltre alla penalità rispetto alle relazioni sociali che sono importantissime per tutti, figuriamoci per i ragazzi più giovani, abbiamo anche un tema educativo e di formazione che sta limitando tutto, cioè nel senso che ovviamente l'insegnamento non è lo stesso, no? A distanza e non si può bocciare, è inutile girarci intorno, queste sono un po' le indicazioni che gli insegnanti ricevono. Io ho parlato con molti di loro, ma insomma credo che tutti almeno abbiamo conoscenza, no? Di qualcuno che lavora nelle scuole, la situazione è altro che congelata, ancora di più, è proprio sospesa, quindi non è solo il tema. Va bene, facciamo lezione a distanza, cioè ci sono tantissime questioni che se non vengono risolte subito, davvero è grave, è pesante. È vero, insomma, questo problema è improvvisamente tornato al centro dell'attenzione. Ho sentito ieri delle dichiarazioni della ministra Azzolina e quindi adesso vedremo come si sviluppa. Naturalmente è legato alla questione trasporti, ma insomma è qualcosa che deve essere così affrontato questo tema e deve essere risolto. E secondo me si risolve solo facendo tornare i ragazzi a scuola, c'è poco da fare. Sì, e poi vabbè, poi insomma è tutto aperto, non è proprio tutto aperto, però sicuramente la scuola rappresenta la priorità insieme anche ad altre attività commerciali che rischiano di rimanere chiuse ancora un mese. Giancarlo, questo è davvero pesante, cioè io uso ancora questa parola perché addirittura, non so, mi vengono in mente le palestre, ma anche altre attività. Fino all'inizio del mese prossimo forse non possono nemmeno riaprire, quindi il paese sta rischiando molto. In tutto questo ti faccio una domanda tranchant, ma questo governo casca o Conte e Renzi alla fine troveranno una quadra? Perché devono mettersi d'accordo tra loro due, no? Anche qui è inutile girarci intorno. Beh, Manu, parlandoti dal Veneto, mi vengono in mente ovviamente le baruffe chiozzotte, cioè quelle. Beh, questo mi fa venire in mente. Dai, vedendo il nostro governo e litigare su tutto praticamente e poi fare il tutto e il contrario di tutto, cioè c'è la crisi di governo ma non si deve chiamare crisi, c'è un rimpasto ma non si deve chiamare rimpasto. Quindi poi un giorno, ok, è stato raggiunto un accordo, 2 ore dopo no, non c'è nessun accordo. Mattarella aveva detto se non ho questo governo nulla, adesso è aperto anche ad altri tipi di governo. Cioè, veramente si capisce poco e sembra che il contendere sia purtroppo lo dico io, sulla questione recovery fund, nel senso che chiaramente quei 200 miliardi fanno gola a tutti, ognuno vuole avere la sua parte e anzi prendere se possibile più della sua parte e questo fa nascere queste baruffe che sono veramente cosa vista dal di fuori di bassissima lega, però vabbè, questo è quello che abbiamo e quindi adesso vediamo, cioè io non so neanche, naturalmente non si andrà ad elezioni, questa è l'unica cosa certa, perché quasi tutte le forze governative non vogliono andare a nuove elezioni. Per il resto, non so, stiamo a vedere, però la famosa frase, sai, la situazione
è grave ma non è seria, cioè si può applicare Sì. chiaramente a questa situazione, insomma. Vabbè, insomma, come si suol dire, redde rationem, però la resa dei conti è vicina in un modo o nell'altro, perché in qualche modo la situazione deve arrivare a un epilogo, non si sa ancora in che modo. Peraltro, in queste ultime ore, Matteo Salvini, segretario della Lega, ha detto, o il voto o un governo di centrodestra. Però, insomma, tu hai escluso il ritorno alle urne, mi sembra di capire. Ma penso che se non si è ancora andati alle urne adesso, dopo tutto quello che è successo, è perché proprio non ci vogliono andare alle urne, perché c'è una maggioranza di eterogenea naturalmente, però una maggioranza di parlamentari che non vuole andare alle urne, e quindi se c'è una maggioranza che non vuole andare alle urne non si va. Però certo che la situazione così è veramente paradossale, questo possiamo dirlo. Assolutamente, assolutamente. E va bene, poi vabbè, il tema del recovery fund, poi indipendentemente dal fatto che sia collegato alla crisi interna di governo, è fondamentale in questo momento. Siamo un po' in ritardo, però ecco, diciamo che non ci aiuta questa scaramuccia dell'esecutivo, perché insomma, rischiamo di farci riconoscere ancora una volta in Europa se non diamo il nostro programma a Bruxelles che lo sta aspettando. Sì, anche questo, ma naturalmente questo è legato alla, adesso uso il termine che va usato, alla spartizione. Cioè noi siamo in ritardo perché si litiga sulla spartizione, Certo. devono essere impiegati questi miliardi. È chiaro che poi alla fine, in extremis, al solito, un accordo lo si troverà, però appunto. Quando si contratta, si va avanti a contrattare finché non si raggiunge un accordo, ma è una contrattazione, insomma, che non fa onore all'Italia, questo di sicuro. Assolutamente, insomma, c'è chi scrive: Cristina, non vogliono mollare la Cadrega. Vedremo, vedremo. Sì, troveranno, anche secondo me, poi troveranno un accordo, anche se credo che ci saranno ancora delle ore, come dire, di tensione, perché Renzi da una parte e Conte dall'altra, e chi per loro porteranno avanti, come dire, i loro desiderata, e la trattativa quindi continuerà. Allora, Giancarlo, direi che possiamo passare al tema che invece ci porta a oltreoceano, Trump. Dunque, l'hanno iniziato, una delle notizie con cui abbiamo iniziato questo 2021 è proprio il cambio di guardia alla Casa Bianca con l'insediamento di Joe Biden, che ci sarà il 20 gennaio. Già stanno scrivendo i nostri amici sulla questione americana. Tra poco ti leggo, però prima voglio sapere cosa ne pensi tu. La situazione è diventata più complicata dopo i disordini di Capitol Hill. Trump che non allenta la presa, Trump che è stato bannato dai social network. Questo è un delicato precedente, insomma. Facciamo un po' il punto della situazione insieme a te. Ma guarda, prima una cosa su Capitol Hill Sì. perché va detta, insomma, anche se naturalmente ritengo che potrò avere diverse critiche per questo. Allora, innanzitutto è stata una manifestazione gigantesca, enorme, e noi abbiamo visto immagini di un certo tipo, non abbiamo visto invece le immagini, quelle prese dall'alto per vedere quante persone c'erano a Washington. Allora, se si riesce a mobilitare così tante persone, vuol dire che il problema è serio, è sentito dalla popolazione. Sì. In più volevo aggiungere una cosa che tra l'altro non ho ancora neanche detto nel mio canale YouTube o nel mio canale Facebook. E cioè che l'America è veramente divisa in due, cioè se noi andiamo, intanto è uno stato federale, quindi ogni stato americano è davvero uno stato. Lo so che sembra una cosa banale, però noi non dobbiamo sottovalutare questo fatto, cioè ci sono 50 stati e ne fanno, di questi 50 stati ne fanno uno solo, ma sono 50 stati differenti, ma c'è una
costante in tutti questi stati, perché noi sappiamo che questi stati, alcuni sono storicamente democratici, alcuni sono storicamente repubblicani, e poi ci sono gli stati che, insomma, sono a volte in alcuni periodi democratici, in altri repubblicani, insomma, quelli più così, nei quali non c'è una scelta ben precisa, no? Quelli che si possono contendere, chiamiamoli così. Ma al di là di questo, c'è una cosa fondamentale, cioè che i democratici raccolgono i loro voti nelle capitali e nelle grandi città, mentre i repubblicani raccolgono i voti da tutte le altre parti. Cioè, quindi, se uno va a vedere dal punto di vista territoriale, non numerico delle persone, ma dei territori, forse quasi il 90% del territorio americano è in mano ai repubblicani, nel senso vota repubblicano. Non Sì. il 90% ovviamente delle persone, perché, ripeto, dove abitano tante persone, quindi nelle capitali, invece sono i democratici a vincere. Questo spacca in due l'America, cioè c'è l'America della capitale, ripeto, stato per stato, e l'America al di fuori della capitale. E questo è uno scontro che avviene in qualsiasi stato. Cioè, anche abbiamo visto, faccio l'ultimo esempio, no? Sai che ci sono state le elezioni di questi due senatori in Georgia. Certo. Se noi andiamo a vedere, sono stati eletti entrambi i senatori democratici. Se noi andiamo a vedere, il 90% del territorio della Georgia ha votato per i repubblicani. Quindi i democratici vincono, ad esempio in Georgia, per i voti che prendono ad Atlanta, la capitale, e quindi e nelle altre grandi città. Quindi Certo. questo divide l'America. Quindi vedere questa divisione, questa, e che quindi. E poi è saltato fuori Capitol Hill, cioè da una parte c'è una certa America, dall'altra c'è un'altra America, e queste due Americhe qua non, ultimamente in particolare Ecco, non riescono a ti stavo dialogare. facendo proprio questa domanda, ma è sempre stato così o mi hai già risposto, però insomma è quello che stavo proprio per chiederti, o tutto questo si è elevato all'ennesima potenza ultimamente, quindi con Trump, cioè è Trump, perdonami, cosa, che ha diviso ancora di più l'America? Sì, ma in senso positivo, nel senso che ha fatto emergere questa cosa. Nel senso, era una cosa che c'era sempre stata, però Trump l'ha, come posso dire, l'ha estremizzata. Cioè, Trump è straordinariamente amato da una certa America ed eccessivamente odiato da un'altra America. Però queste due Americhe ci sono sempre stati. Tranne casi particolari, che ne so, la rielezione di Reagan che aveva vinto, se non mi sbaglio, in 48 sui 50 stati, che quindi, ma tranne questi casi, diciamo, anche per esempio l'elezione di Kennedy è stata molto contestata, anche lì non si è mai capito se ci fossero stati dei brogli o meno. Poi dopo Kennedy, per l'amor del cielo, è risultato un grande presidente, ma la sua elezione non è che abbia, che sia stata cristallina, no? Quindi Certo. c'erano queste due Americhe divise da tanto tempo, da decenni. Trump ha estremizzato questa divisione delle due Americhe, però secondo me non in maniera negativa, e in più Trump. E ultima cosa, ma forse anzi, senz'altro la più importante, non è un repubblicano, cioè è un
indipendente Indipendente, certo. È stato che eletto. È stato il presidente della Repubblica, ciao, degli Stati Uniti d'America, certo. È pericoloso il fatto che sia stato bannato dai social network, da tutti. Cioè, lui, a parte il fatto che oggigiorno, poi figuriamoci in momenti di restrizioni da Covid, i social sono il mezzo di comunicazione più importante e più presente, no? Lui poi con Twitter, cioè, nei mercati si diceva che ormai tutti tenevano sempre aperto, oltre ai grafici, anche l'account Twitter di Trump, proprio perché è stato in grado di muovere, insomma, tutto quanto, attraverso i suoi messaggi. E in generale, appunto, si parla di una, libertà di parola che viene annientata, cioè è pericoloso questo precedente. Guarda Emanuele, qua tocchiamo l'argomento che sarà l'argomento fondamentale per i prossimi giorni, mesi ed anni, perché sta accadendo qualche cosa nel mondo appunto social che potrebbe veramente sconvolgere questo mondo. Attenzione perché obiettivamente i social sono stati una cosa importantissima ed è stata una cosa, diciamo, che ha un po' polarizzato le cose, perché i social, a parte la Cina, sì, anche un po' la Russia, ma in particolare la Cina, che non ha voluto al suo interno i social statunitensi, cioè non ha voluto Facebook, YouTube, Twitter e così via, ma si è creata dei propri social. E beh, sappiamo poi, apro e chiudo la parentesi, che la Cina non è che sia proprio l'emblema della Beh, democrazia. no. Comunque ha fatto quella scelta, non ha fatto entrare i social americani e si è costruita dei social nostrani, suoi e loro, insomma. E la stessa cosa ovviamente anche per le vendite online con Alibaba, anziché appunto. Comunque ecco. Tranne la Cina, tutto il resto del mondo è stato dominato dai social americani. Ecco, quando i social hanno cominciato a prendere delle posizioni e questo Trump lo ha evidenziato, è chiaro che in questo momento può succedere veramente di tutto, perché già si parla proprio di questi giorni, tutti via da WhatsApp. Quindi Ah attenzione. sì, ma anche da Facebook qualcuno si è cancellato, insomma, quindi sì, vero. E il fatto che Elon Musk abbia proprio pubblicamente detto di togliersi da WhatsApp per motivi, insomma, che WhatsApp, insomma, utilizzerebbe i dati in una maniera così, non fraudolenta, però insomma, Insomma, diciamo la che la, privacy. esatto, bravo, stavo dicendo, la protezione della privacy sarebbe abbastanza, come dire, provvisoria, mettiamola così. Esatto, quello, e Facebook, come hai detto tu, eccetera. Quindi qua attenzione perché nella realtà sono nati, esistono già dei social che potrebbero prendere e avere un successo insperato proprio grazie al fatto che alcune persone importanti siano state bannate come Trump. Certo. Quindi, chiaramente se Trump e anche altre persone continueranno, insomma, ad avere questa censura, è chiaro che le persone si sposteranno verso quei social che promettono di non avere nessun tipo di censura. Certo. Come hai detto tu, caro Giancarlo, sarà uno dei temi, anzi il tema fondamentale, perché poi l'ho detto, volenti o nolenti, tutto ruota intorno ai social che sono diventati un mezzo di comunicazione importantissimo, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà effettivamente molto importante capire cosa succederà anche con la presa di posizione di persone normali, tra virgolette, che seguiranno l'esempio, no, di chi abbandona Facebook e di chi cambia anche WhatsApp e sceglie altri sistemi di messaggistica. Giancarlo, noi ci torneremo, ti seguiamo
naturalmente sui tuoi canali e attraverso i tuoi video di Finanza in Chiaro e ci risentiamo come sempre lunedì alle 11:30 sulle fonti TV per approfondire queste e altre questioni, insomma. Grazie, grazie Giancarlo Marcotti. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. E naturalmente se volete contattarlo, Giancarlo è a vostra disposizione. Io non sono riuscita a leggere i messaggi su. Ecco, signor Marcotti, perché non si fa un canale Telegram, app libera alternativa valida WhatsApp? Chiedetelo a Giancarlo, vi aspetta su Finanza in Chiaro, poi magari ci torneremo, anzi sicuramente ci torneremo su questi temi. E poi vabbè, vedete, se, sì, si è scatenato, vi state scatenando adesso sul tema del controllo dei social. Mi appunto questo, e lo ha già detto anche Giancarlo, quindi organizzeremo un'altra puntata su temi analoghi. Grazie per averci seguiti fino a qui. Adesso tutti i nostri approfondimenti a partire da un contributo sul libro d'oro delle fonti. Vi consiglio di seguirlo e poi i nostri focus per tornare live sui mercati dalle 14:30. Abbiamo ripreso con l'orario normale, andremo fino alla chiusura delle borse europee. Restate sulle fonti TV.